Siamo alla fine di questo 2022 e come ogni anno i cittadini tirano le somme di un altro anno che ci sta lasciando. Tra aspettative e realtà, abbiamo chiesto ai cittadini nisseni cosa si aspettano dal nuovo anno, quali prospettive immediate e future si aspettano per la città di Caltanissetta. Noi siamo ottimisti per proprio tradizione, ce l'abbiamo nel DNA, anche per il fatto che speriamo che la guerra possa essere conclusa, che il Covid oramai è andato nel dimenticatoio, quindi siamo fiduciosi che le cose sia dal punto di vista economico che dal punto di vista sociale potranno andare meglio. Io mi aspetto una promozione turistica maggiore di Caltanissetta perché c'è veramente tanto da vedere e da scoprire e fa male sapere che non è promossa per come dovrebbe essere. Un anno di tranquillità, ho di bisogno di un pochettino di tranquillità che manca e un poco di salute in più, solo questo. Dopo per i soldi vengono, se ne vanno e vengono. Personalmente da Nissena per il 2023 mi aspetto un ripopolamento della città, quindi un utilizzo anche migliore degli spazi pubblici e sicuramente di metterla in funzione anche attraverso questa università che sta dando i suoi frutti. La speranza è innanzitutto un po' di buon senso da parte di chi ci governa per la nostra città, perché veramente basta solo avere buon senso per sistemare tante piccole che poi sono grandi cose, a partire dal centro storico che è in una condizione indescrivibile, ma che questo problema poi si estende a tutto il resto della città. Mi aspetto qualcosa di più giovanile, soprattutto dal centro storico, che è l'unico posto in cui mi trovo, dove è molto un po', come dire, non utilizzato per noi giovani. Qualche ritrovo, qualcosa di più divertente, insomma, qualcosa del genere. Semplicemente un po' più di lavoro, pace, tranquillità e un po' di serenità nell'affrontare quelle difficoltà che si prospettano nel breve periodo. Sicuramente due parole importanti, pace e serenità, perché praticamente in questo momento è un momento di grande confusione mentale, più di confusione umana nel senso che di valori. Voglio dire che dobbiamo stringerci un po' e avere più fiducia nella nostra forza e nella nostra competenza e conoscenza e lamentarci di meno e dare di più, essere più presenti nel territorio, essere più positivi sia nel territorio che nelle famiglie, dare coraggio ai nostri giovani e cercare di farli rimanere a casa. Il 23 è un anno fortunato, quindi per noi nisseni saremo fortunati. Sarà la prima volta che faremo delle scelte ben precise. Prenderemo le valigie e ce ne andremo dalla nostra città.